Beh, prima di schematizzare posso fare un'osservazione. Io purtroppo ho i capelli bianchi e il linguaggio che è stato usato negli ultimi minuti, potere, lotta di classe, eccetera, ai tempi della mia giovinezza era un linguaggio che traboccava da ogni parte, scaffali, riviste, eccetera, eccetera. Che questo linguaggio risorga da un passato lontano ai miei occhi è raccapricciante. Perché quella è una generazione fallita, però, la sua. Vede? Lei fa parte di quella generazione di pentiti che hanno fallito e vogliono ipotecare il futuro della società. Ma non dire cose che non sai neppure cosa vogliono dire. Avete fallito, lasciate la disponibilità del futuro. Queste parole le lascio a lei. Gli insulti non mi competono, li lascio a lei volentieri. Allora, non mi appassiona. Se vuole che ragioniamo pacatamente. Se non vuole insultare, offende la sua presunta intelligenza, così facendo. Non traboccare di luoghi comuni. Si continua a insultare e offendere la sua intelligenza, posto che ve ne sia una. Io però voglio... Posso finire il mio ragionamento? Sì, finiscilo. L'intelligente filosofo che voi esibite sovente... Allora, dicevo a proposito del ragionamento, posso... Ma no, io lascio la parola al filosofo, talmente brillante. Allora, che dicevo... Vai, Mughini. E che posso fare? Purtroppo sono lontano e si discute con difficoltà dalla lontananza. Dicevo, certamente l'arrivo di lavoratori pronti a tutti... a tutto pur di avere 2 euro, altro che 2,50. Ma questo era già nella realtà delle cose. Le aziende hanno delocalizzato perché la manodopera in altri paesi costa meno che in Italia. Lo posso prendere come spunto? Perché qui ho un imprenditore, no? Raccolgo la palla, cioè... Questo è il modello che vuole la globalizzazione. Questo è il modello che vuole. Ma la parola globalizzazione non è la maglietta, il pantalone lo devi pagare a poco prezzo, qualcuno te l'ha sfruttato. Non è una bestemmia. Non si può vivere contro la globalizzazione. Gian Piero, però sta facendo tutto la globalizzazione. Scusa, alla fine